Benvenuti a Scientificamente, il TG dello spazio e della scienza. Tanti auguri, SOHO! La missione ESA-NASA-SOHO, dedicata all'osservazione ravvicinata del Sole, doveva durare solo 2 anni. È invece arrivata a spegnere la 20ª candelina. SOHO partì alla volta della nostra stella il 2 dicembre del 1995 e da allora ha offerto una panoramica ininterrotta del Sole da appena 1,5 milioni di chilometri di distanza. Il suo ruolo è stato determinante per la previsione di tempeste solari potenzialmente dannose per la Terra, ad esempio quelle che disturbano le telecomunicazioni o appannano l'operato dei satelliti. Ma non solo. SOHO ha anche fornito informazioni uniche sulla composizione del Sole, ottenute grazie allo studio della sua atmosfera esterna, del vento solare e delle particelle energetiche. Oltre a queste attività, strettamente legate al Sole, SOHO si è dedicato anche a scoprire comete sconosciute. È riuscita a tracciare il cammino di 3.000 di esse fino al loro incontro con la stella. La stampante 3D Made in Italy vola sulla Stazione Spaziale Internazionale. L'ultimo rifornimento che arriva all'equipaggio in forza alla Stazione Spaziale Internazionale consta di oltre 3 tonnellate di rifornimenti, esperimenti scientifici e materiali utili per le passeggiate spaziali. A portare in orbita il prezioso carico è la navicella cargo Cygnus. Su Cygnus trova spazio anche un po' d'Italia. Si tratta di Portable Onboard Printer, una stampante 3D in grado di operare in assenza di gravità. L'obiettivo dell'esperimento è quello di riuscire a produrre in orbita pezzi di ricambio e strumenti utili alla vita di bordo, senza quindi doverli spedire da terra. Portable Onboard Printer è nato in Italia e in Italia è stato realizzato. La mente è quella di Altran Italia, che 2 anni fa si aggiudicò il concorso dell'Agenzia Spaziale Italiana. Volo umano spaziale per ricerche e dimostrazioni tecnologiche sulla Stazione Spaziale Internazionale. Hanno partecipato anche Thales Alenia Space e IIT. Gli astronauti sulla IS aspettano la fioritura delle zigne. Gli astronauti sulla IS aspettano la fioritura delle zigne. L'esperimento verde è iniziato il 16 novembre. Quel giorno l'astronauta statunitense Lindgren ha piantato nella serra della Stazione Spaziale Internazionale dei semi di zigne, dei fiori. Verranno studiati non solo i ritmi di crescita e il ruolo dell'illuminazione nell'attesa che le zigne sboccino circa tra 60 giorni, ma l'idea è quella di capire anche come i fiori influenzino l'umore degli astronauti. Un tocco di colore sul laboratorio orbitante più grande mai costruito nello spazio potrebbe infatti avere effetti molto benefici. Non è la prima volta che la serra viene utilizzata. Lo scorso 10 agosto gli astronauti raccolsero e mangiarono lattuga rossa romana coltivata a bordo. Coltivare in maniera continuativa delle piante nello spazio permetterebbe di pensare a un'alimentazione autonoma degli astronauti durante le loro missioni, senza dover ricorrere a viveri spediti da terra. La costellazione di Galileo si arricchisce di 2 nuovi satelliti. Erano partiti in marzo e nei giorni scorsi sono diventati pienamente operativi, dopo aver effettuato tutti i controlli che ne assicurano il funzionamento. Sono altri 2 satelliti della costellazione di Galileo in grado di fornire segnali per la navigazione e di spedire e ricevere messaggi ovunque nel mondo. Galileo 7 e 8, così sono denominati, sono stati inseriti correttamente in orbita. Non accadde lo stesso ai loro predecessori che nel 2014, per un errore della Soyuz, finirono nell'orbita sbagliata e dovettero subire numerose modifiche e aggiustamenti prima di riuscire a diventare operativi, ma che ancora non fanno ufficialmente parte di Galileo, la Commissione europea sta decidendo sul loro destino. La coppia, partita a settembre, dovrebbe entrare invece in funzione entro i primi mesi del prossimo anno, mentre quella che sarà lanciata in dicembre completerà la costellazione, così da renderla pronta durante la primavera del 2016. Questa era l'ultima notizia, vi lasciamo come di consueto allo spazio dedicato all'approfondimento. Cinque, quattro, tre, due, un. Top, allumage et décollage de VV06. È partito all'alba del 3 dicembre dalla base di Kourou in Guyana francese il viaggio del satellite europeo LISA Pathfinder, la speranza dell'astrofisica che punta tutto sulla caccia alle onde gravitazionali.
L'obiettivo della missione è infatti quello di riuscire a scovare nello spazio qualcosa che al momento è sfuggente e inafferrabile, cioè quelle increspature nello spazio-tempo il cui profilo venne tracciato per la prima volta da Albert Einstein nella teoria della relatività pubblicata il 2 dicembre di 100 anni fa. Fu Einstein a predire l'esistenza delle onde gravitazionali generate dall'accelerazione di due oggetti massivi di cui però nessuno strumento scientifico ha mai rilevato traccia. Di fatto, ad oggi non esistono dimostrazioni empiriche. LISA Pathfinder vuole cambiare la storia e riuscire a intercettare questi messaggeri elusivi di spostamenti cosmici. Le onde gravitazionali sono talmente esili da essere risultate finora impercettibili. Basti pensare che quelle generate da una coppia di buchi neri sarebbero più piccole di un atomo. LISA Pathfinder ha il delicato compito di testare le straordinarie tecnologie necessarie per osservare le onde dallo spazio. È il primo importante e insostituibile passo di un progetto più complesso che prevede l'impegno dell'Agenzia Spaziale Europea per costruire il primo osservatorio spaziale di onde gravitazionali. E questa è la terza grande missione del programma Cosmic Vision, la cui completa realizzazione è attesa per il 2034 con il progetto ELISA. Il cuore della missione di LISA Pathfinder è costituito da una coppia di cubi di oro platino che misurano 46 mm e distano 38 cm l'uno dall'altro. Saranno isolati dall'ambiente esterno e da tutte le forze che potrebbero agire su di loro, fatta salva quella di gravità. La missione permetterà a questi cubi la caduta libera nello spazio, nell'ambiente più puro possibile, e monitorerà la loro posizione con stupefacente precisione, con la speranza di intercettare le onde gravitazionali. A portare in orbita LISA Pathfinder è stato il gioiellino Made in Italy Vega, lanciatore di sicura esperienza che ha alle spalle 6 lanci dal 2012 ad oggi e che nasce negli stabilimenti Avio di Colleferro, vicino Roma. Adesso ci sono varie fasi da affrontare per LISA. Il satellite sarà infatti parcheggiato in un'orbita di passaggio, accenderà poi i suoi propulsori per spostarsi a circa 1,5 milioni di chilometri dal pianeta Terra per orbitare intorno al cosiddetto L1, il primo punto di Lagrange, che segna il momento di equilibrio gravitazionale tra Sole e Terra. Importante il contributo italiano alla missione, sia dal punto di vista scientifico che tecnologico. I sensori inerziali, strumenti di alta precisione di fondamentale importanza per la sonda, sono stati realizzati dall'Agenzia Spaziale Italiana con Prime Contractor Industriale CGS, su progetto scientifico dei ricercatori dell'Università di Trento, con a capo il Principal Investigator Stefano Vitale dell'INFN. Alla missione partecipa anche il gruppo Finmeccanica. Uno dei contributi di Selex ES è il sistema di micropropulsione a gas freddo.